Mo questo è Capannella, il quale magari, come aspetto, si presenta malamente, ma dietro alla quale fronte si annidia l'intelligenza della volpe. Forza la valigia, signor. No. Ma via del mondo, ma dove sarà? Ho girato tutto il treno, Peppe non c'è. Bettan. Hai visto? Noi credevamo di aver fatto filotto e magari il Beppe lo hanno arrestato. Oh, e qui c'è beccano tutti, sa. Io in giro con quella valigia non ce vado. Senti, da qua, per adesso mettiamolo al deposito bagagli, eh? Idea semplice ma geniale. Sì, sì, sì. Mi dai una porzione di quelle cipolline lì, ecco, bravo, anche questi pesciolini, ecco, anche questi, guardi, i citriolini, anche di queste qua. Bene, senta, poi mi dà una porzione, due porzioni di quel pesciolone là, ho capito, poi senta, ecco questo qua, è tonno, e poi mi dà anche questo qua, sì, poi questo, senta, mi dà quattro banane. A Capannelli non c'è. Apri, svegliati. A Capannelli gli è venuto un infarto alla panza e sta all'ospedale. Farto nella panza, mannaggia, proprio adesso. S'abboffa sempre di zozzerie. Carrube, ghiande, torsi di broccolo, giù. Tutto buono. Per forza. Oh, gliel'avrò detto 12 volte. Capannelle, fatti visitare. Tu nella panza c'hai una tribù di vermi solitari, niente. Io sti giorni sarò calato 10 kg. Oh, a te proprio... Non te ne frega un beneamato, lui pensa a Carmela, hai capito? Ma se sei così feso da dare a Capannelli i calzoni con lo scontrino dentro? Zitto, che te la rifai con noi? La cammina, va. Sono loro che vogliono parlare col 29. Parenti? Grazie, professore. No, veramente i parenti sono loro, sono i nipoti. È un'indigestione, vero? Si potrebbe definire banalmente così, ma è anche la goccia che fa traboccare il vaso. Vostro nonno ha avuto una vitaccia. E così ci è andato di mezzo il cuore. Ormai c'è poco da fare. Come poco da fare? Beh, facciamo un consulto, qualche cosa, che ne so. No, no, non badi all'aspetto, professore. I soldi li troviamo, no? Qualunque somma. È inutile, andate a salutarle molto tardi, ma ve lo permetto lo stesso. Ma non con quella faccia, eh? Che terremoto! Ammazza, che lavandino che sei, capannuccio mio. Però già stai un fiore, no? Questo ci sotterra tutti qui. Fare il ritratto della salute. In ospedale c'ero già stato una volta, tanti anni fa, quando ero vecchio. Io ci sto bene. Quando viene Suor Angelica ve la presento. Sì. È una simpaticona. Beh, meno male. Ma di la verità, che te sei scofanato, eh? Antipasti misti, agnolotti, trippa, abbacchio, osso buco, zuppa di pesce, dolce, macedonia, caffè, liguorino, fagioli col tonno, servizio, pane coperto e vino, 7.750. E possi. Hai fatto di nuovo il giochetto. Allora t'hanno denunciato. No, perché ho pagato. E i soldi, chi te li ha dati? Ah, i soldi? Ho trovato lo scontrino nel calzone di Peppe. Non ho saputo resistere alla tentazione. Ho ritirato la valigia e mi sono preso 10.000 lire. Oh, ma dove l'hai messa la valigia? Me la sono portata dietro. Sta sotto al letto. Oddio, mamma mia. Maresciallo, maresciallo. E tu chi sei?
Buono, zietto, buono. Ha detto il dottore che devi dormire. Ma io dormo quando mi pare. Se non dormi, puoi pure morire subito. Quel letto lì, numero 29. Va bene, grazie. Siete amici? Non lo sapevo. Beh, ci hanno presentati al commissariato. È solo una visita di cortesia. E così ti sei fatto un altro bel pranzetto. Questa volta avete fatto un viaggio vuoto, maresciallo. Ho pagato. Beh, io proprio per questo sono venuto. Dove l'hai presa quelle 10.000 lire? Le ho trovate. Non dirmi che l'hai trovata per terra, perché stavolta non ci credo. Oh, ci penso io, non si incomodi, dottore, faccio io. Ci mancherebbe. Scusi tanto. Grazie. Insomma, volevo dire, e perché un cittadino come il signor Capannelle qui non potrebbe avere a sua disposizione una certa somma? No, un cittadino come il signor Capannelle mi deve dimostrare come l'ha guadagnata, lira per lira. E vabbè, ammettiamo, ma se... E se un giorno, puta caso, sto signor Capannelle si vincesse un totocalcio? Sì, perché no? Ma mi deve far vedere la schedina, se no vuol dire che è vero che la somma l'ha fatta col totocalcio, però senza fare 13. E in questo caso provvede il giudice. 13 anni per rapina a mano armata. Perciò, se oltre al pranzo c'hai qualche altra cosa sullo stomaco, mandami a chiamare, io sto qui giù all'ingresso. Ma che roba, beh! Uno non può neanche fare un pranzo che arriva il maresciallo. Poi dice che c'è la libertà. Vabbè, vabbè, non stiamo a fare i poemi adesso. Che qua l'imperativo del momento è di portare via questa valigia qua. Che se ce la trovano qui ci pizzicano a tutti, mica no. Ma che sei matto? Mica possiamo andare in giro con quel valigione per l'ospedale. E poi c'è il maresciallo giù all'ingresso. Ma lo so, tu vai avanti e aspetti. Fuori dall'ospedale, sotto al muretto. Io butto la valigia a Ugo e Ugo te la passa a te. Hai capito? Va bene. Allora, Capannè. Ciao, ciao. Noi ti veniamo a trovare presto, sa? Certo. Coraggio, Capannè. Andate, su, andate, che sennò ritorna il maresciallo. Ciao. Mi raccomando, ciao. Sta allegro, hai capito? Non ve li spendete tutti, parti uguali. Che quando esco io non voglio mica più lavorare, che senza quei quattrini cosa mangio, munghi? Va bene, ho capito. Sta tranquillo. Sta tranquillo, addio. Ciao, bello, eh.